Cari telespettatori, ben ritrovati a questa ultima puntata di questa stagione micologica. Parliamo oggi di una specie di chiodino. Si tratta probabilmente di Armillaria gallica. Dico probabilmente perché l'Armillaria gallica è caratterizzata da un velo sul gambo giallastro, è molto vicina e spesso non ben interpretata e si può confondere con Armillaria borealis. Anche la letteratura non ci offre la possibilità di una distinzione chiara di queste due specie. È comunque una specie che cresce nei boschi, soprattutto di fondovalle, quindi in questo caso nel tutto il catino bellunese. Si tratta di una specie che arriva a dimensioni piuttosto grandi. Vediamo qui questo cespo che ho in mano, è un cespo veramente notevole. Vediamo che i funghi sono piuttosto carnosi e le dimensioni sono decisamente grandi. Caratteristica di tutte le armillarie in genere è la presenza di fioccosità soprattutto sulla superficie del cappello, e qui vediamo delle fioccosità qui con la luce un po' radente, si vedono questi fiocchi che sono gialli. Queste fioccosità gialle sono descritte caratteristiche di Armillaria borealis, però sono presenti talvolta anche in Armillaria gallica. Il margine del cappello, che a maturità spiana completamente, è un margine sottile, biancastro. Le lamelle sono di color rosa carnicino, inizialmente bianco crema e poi maturando diventano quell'ocra rosa carnicino abbastanza caratteristico. Sono leggermente decorrenti e sopra l'anello, quel trattino di gambo che è presente, visibile sopra l'anello, presenta anche delle striature verticali che sono proprio le impronte delle lamelle. L'anello di questa specie è molto caratteristico, è un anello fioccoso, non membranoso come quello dell'Armillaria mellea, e presenta un margine decisamente giallo, giallo miele. La colorazione gialla miele si ripresenta anche in tutta la parte superficiale del gambo, soprattutto verso la base, con queste fioccosità che sono veramente molto molto evidenti. Se noi proviamo a vedere quale consistenza ha la carne di questo fungo, possiamo aprirne uno e vediamo che la carne è una carne fibrosa, vediamo che si sfibra tutto il gambo. All'interno, in questi esemplari che sono molto carnosi, c'è una carne bianca soffice, ma normalmente quando il fungo raggiunge queste dimensioni comincia a diventare, soprattutto nel gambo, una carne fibrosa. L'odore è un odore delicato, molto lieve, fungino, e il sapore della carne cruda in questo caso è dolciastro. Per quanto riguarda la commestibilità di questi funghi, ricordiamo che l'Armillaria è una specie abbastanza indigesta che va sbollentata ed eliminata l'acqua di bollitura prima della cottura vera e propria. Se non si procede con questa pratica, la specie può dare delle intossicazioni e talvolta anche abbastanza importanti. Quindi si raccomanda di consumarne in quantità modeste e previa sbollentatura. Abbiamo conosciuto oggi Armillaria gallica, una specie che probabilmente è molto affine ad Armillaria borealis, che però è poco nota. Con questa specie ultimiamo la programmazione di quest'anno. Ci rivediamo quindi il prossimo anno con una nuova serie di trasmissioni. Grazie per averci seguito e arrivederci.